Benvenuti al classico da riscoprire delle femmes di cinema di domenica. Questa settimana parliamo di Italiano per principianti, un film del 2000 diretto da Alon Shertik. È una commedia sentimentale, frizzante, briosa e molto intelligente. Racconta le vicende di sei persone che vivono in questa cittadina danese che si ritrovano tutti insieme ad un corso di italiano per principianti. Queste persone hanno tutte delle vite molto travagliate, sono quei personaggi che consideri un po' perdenti e che però grazie a questo periodo di studio di italiano riusciranno ad emergere, troveranno il modo di andare oltre le convenzioni sociali. In maniera brillante la regista utilizza anche i colpi di scena tipici delle soap opere per far vedere quanto la routine ci incastri tutti nella vita di tutti i giorni. Ma ora i motivi per cui vi consiglio di vedere questo film. Italiano per principianti è il 12° film del movimento Dogma, il movimento fondato nel 1995 da Lars von Trier e Thomas Vinterberg per salvare il cinema dagli effetti speciali e dal cinema più roboante, diciamo. Ed è il primo del movimento Dogma diretto da una donna. Inoltre il film, anche se è un home movie, chiaramente un home movie con camera a spalla, senza l'uso di luci per la scenografia, audio in presa diretta, è un film che è costato di produzione $600.000. Inoltre una cosa molto interessante è che il film, per scelta della regista, è stato distribuito in lingua svedese con i sottotitoli in italiano. Questo perché la regista voleva che si sentisse l'interpretazione degli attori, dei sei protagonisti principali soprattutto, e si sentisse la loro pronuncia in italiano. Ultima cosa con cui vorrei chiudere è la definizione che la regista ha dato del film. Lei ha detto che si tratta del longest happy ending ever, ovvero il più lungo lieto fine. E questo perché è un film che ha una grande attitudine alla gentilezza. Tutti i personaggi sono personaggi che non sono disposti a tutto per arrivare al successo, ai loro fini personali, ma indagano l'ambiguità delle relazioni in modo delicato, in modo cercando di rispettare sempre gli altri e le regole dell'amicizia e della comunità e cercando di assumersi le proprie responsabilità nei confronti dell'altro, soprattutto quando questo è quel perdente di cui parlavo prima. Infine, bellissime riprese a Venezia con una camera in spalla che vi consiglio. E vi lascio quindi aspettando la mostra del cinema che si terrà qui al Lido di Venezia a partire dal 30 agosto. E intanto aspettiamo che i lavori in corso finiscano.